Per questo Macbeth a Trieste sono qui con Fabian Veloz, che è arrivato all'ultimo minuto, sì, praticamente, e che però ha già cantato Macbeth altre volte. Magari se ci racconti un po' di te. Sì, bueno, io sono argentino, io sono arrivato sull'ultimo momento, come tu dici bene, perché bueno, mi ha chiamato questa agenzia a curire Macbeth, e qual è un ruolo veramente speciale per farlo, soprattutto in questo luogo, no? Qui in questo teatro, il teatro di Trieste di Verdi, non è meno che dobbiamo farlo qui, è un gran piacere farlo con questo teatro, con questa gente di teatro che è buonissima, si è lavorato benissimo. Che penso di Macbeth? Macbeth è un personaggio geniale di Verdi, perché fa tutta questa fantasia che lì si prende con queste streghe, con questa tutta cosa. Anche la Lady Macbeth che lo trascina così per tutta l'opera a fare qualche cosa, no? Questo è uno dei personaggi verdiani, in particolare della corda baritonale, più complessi in assoluto. Sì. Negli anni hai maturato, diciamo, una certa esperienza, ovviamente, qual è però il momento che magari temi un po' di più, diciamo? Credo che vai due momenti veramente difficili. Uno è prima del Brindisi, quando è l'apparizione, perché questa cosa è proprio di un uomo che teme a qualche fantasmi, a qualche questa cosa. Anche la propria scena dell'apparizione credo che è molto difficile, credo che è il momento di Macbeth in l'opera, anche l'aria. Ma l'aria ormai, diciamo, uno arriva forse un po' più disteso, diciamo, sì, perché è anche un canto, sì, più spianato. È più, diciamo, unica l'aria di bel canto. È bel canto, diciamo, sì, certamente. Sì, è tutto è bel canto, però in quel momento particolare uno può ha un canto spiegato. Sì, anche una riflessione, il pietà rispetto a amore, che questa cosa che mancano di Macbeth, no? Certo, ho capito perfettamente. Negli anni volevo chiedere questo, tu farai il tuo Macbeth, sì, ovviamente, però immagino tu avrai dei riferimenti nei grandi cantanti del passato. Sicuro, non può essere che non vedi qualche cosa. Io ho visto a Bruson, è stato gelato quando hai visto, freddato quando hai visto questa cosa. Quindi sei stato molto colpito dall'interpretazione, sì, di, sì, Renato, sì, Bruson. Sì, credo che il Macbeth tuo di riferimento, sì, diciamo, non so se sì, di mio riferimento, ma che io l'ho visto e quello che ti ha colpito, sì, diciamo, in maniera particolare, sì, ho capito. E quindi adesso attendiamo questo tuo esordio a Trieste. Grazie tutto, e ti facciamo in bocca al lupo, crepi il lupo, e speriamo di risentirci più presto. grazie